sul quale ci confronteremo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, è quello di tenere assieme un disegno unitario europeo che deve cambiare, nel quale l'Italia, 11 anni dopo, lo ricordava il senatore Tremonti, l'appuntamento del 2003, è chiamata non a consentire di sforare, come avvenne in quell'appuntamento, ma a cercare di indirizzare la discussione anche nel momento del rinnovo delle cariche, quindi in un momento particolarmente rilevante, e però contemporaneamente questo avverrà in un percorso di grandi cambiamenti interni che noi dovremo realizzare, non per una qualche fuga di chi rappresenta il governo, ma per un'esigenza concreta, reale, immediata e non più differibile da parte delle forze politiche. Bene, se questo è il quadro nel quale ci muoviamo, io vorrei che insieme ci prendessimo un impegno, che è quello di riuscire, per quello di nostra competenza, ciascuno nelle proprie forze politiche, a avvicinarci all'appuntamento elettorale come a una grande opportunità. Non vivere le elezioni europee come l'ennesimo sondaggio sui rapporti di forza nazionale. Non ci interessa. Abbiamo detto che l'orizzonte è un altro. Non vivere le elezioni europee semplicemente come l'occasione per stabilire un rinnovamento all'interno del ceto politico, che è un principio sacrosanto, ma che non è il punto fondamentale. Vivere queste elezioni europee, questo passaggio europeo, come la grande opportunità per raccontare ai nostri cittadini una cosa reale. La competitività dell'Europa, il rapporto tra clima, energia, ambiente e sviluppo economico, le risposte sui temi della disoccupazione giovanile, l'investimento sulle nuove tecnologie a servizio di un modello di Stato diverso. Non abbiamo parlato a lungo, ma il tema dell'agenda digitale deve diventare un tema europeo, perché per noi significa cambiare la forma mentis dello Stato e delle nostre imprese.